Roccella e ho 26 anni. Il mio oroscopo dice che sono passionale, sincera e non ho paura di nessuno. Allora, equipaggio, pronti a salpare? Sì, signor capitano. Noi ci fidiamo di lei, dottore. Questi pazienti hanno la possibilità di guardare al futuro con un po' più di fiducia. E noi con loro. Grazie. Gianzanti, Lili e Roccella, Corriere dell'Umbria. Volevo farle i miei complimenti. Ci è sembrato giusto far conoscere il lavoro che facciamo. Maggiore, venga a vedere. Questa è opera di Braccio di Ferro. Mi hanno rubato la macchina. Ma che ci fa Gianzanti qua? La sua auto è stata ritrovata accanto al cadavere della ragazza. E la vittima era in cura in questo ospedale da 2 anni. Non ho l'abitudine di frequentare delle sedicenne. Lei come fa a sapere che aveva 16 anni? Tu sei impazzita. Che cosa dovrei farci con queste foto? Gianzanti è un chirurgo di fama internazionale. Sapeva che la vittima aveva 16 anni. Ma che ti sei messa in testa? Che Gianzanti è un serial killer? Io ho solo sottolineato delle coincidenze. Va bene, l'auto ritrovata, la denuncia di Gianzanti per il furto e la coincidenza della vittima in cura al policlinico. La macchina era partita. Neanche se avessi voluto, avrei potuto più tirarmi indietro. Quella povera figlia, lei la conosceva. Dice che si curava da lei. C'è scritto sul giornale. Le chiedo solo di chiarirci i suoi spostamenti in quei giorni a Pisa. Si ricorda dov'era tra le 20 e le 22 del 18 marzo 2003? Gianzanti si trovava a Pisa nello stesso momento in cui Braccio di Ferro ha ucciso l'altra ragazza. Vai sulla prima di domani. Noto Stella Braccio di Ferro. Papà, perché non ti saluta più nessuno? Lei era a Spoleto ieri notte, vero dottore? Devi difenderti. Ti gettano fango addosso e tu non reagisci. Papà, perché ci guardano tutti? Voglio scoprire la verità. Ferma le macchine! Mi serve l'autorizzazione del capofabbrica! Ferma queste cazzo di macchine! Ribattiamo la prima, mettiamo il tuo articolo a 6 colonne, con fuoco e strillo. Vai, tuo padre è un assassino! Smettila, non è vero! Sì, lo dicono tutti che è un assassino! A me sembra proprio lui. Pure l'impermeabile mi sembra lo stesso. Troppi indizi. Sembra quasi che chi li ha lasciati li abbia lasciati apposta per farli trovare. Mi dispiace, dottore, ma deve venire con noi. La fine del tuo, se facciamo fare! Questi mi hanno già condannato. La gente non sempre fa distinzione tra indagato, imputato e colpevole. Gli mette il marchio addosso e basta. Potevi pensarci prima, Lidia. Ora è un po' tardi per farsi venire dei dubbi. Dicono che papà è cattivo e che ha fatto male a delle persone. Anche se risultasse innocente, nessuno mai potrà più togliergli l'immagine di mostro. Sergio, tu rischi l'ergastolo. Il tuo serial killer era già un emulatore. Ha le stesse caratteristiche di Gianzanti. Che vuoi dire? Potrei essermi anche sbagliata su di lui. Sei tu che l'hai inchiodato. Tu sei una giornalista, non puoi litigare con la notizia. E se Gianzanti è innocente? Se abbiamo sbagliato, dobbiamo anche avere il coraggio di fare marcia indietro. Sono venuta a farti qualche domanda a proposito dell'aggressione che hai subito. I capelli, la corporatura, l'altezza corrisponde in maniera impressionante a quella di Sergio. Più rileggevo il mio stesso articolo e più mi rendevo conto che avevano incastrato me. Tu mi hai manipolata! Perché mi hai dato le informazioni su Gianzanti? Per far andare avanti me? Il mio giornale? Mentre un probabile innocente rischiava di essere linciato in carcere. Ah! Ah! Via, via! Portiamoli in infermeria, dai! Ci sono dei bambini che stanno aspettando un intervento che gli possa salvare la vita. Dov'è Sergio? Aspetti, guardi, ne va della vita di quei bambini, aspetti! Abbiamo un'etica, dobbiamo dire la verità. Ci sono sempre almeno 3 verità. Quella dei fatti, quella giudiziaria e quella mediata. Ci sono errori a cui non si può rimediare.